Eccoci qua ragazzi nell'officina di 9.000 giri con Luca e Mirko, buongiorno ragazzi, ciao Frank. Mustang. Mustang. Mustang, Mustang 2003? <ride> 2003 EcoBoost. Cambio sto... automatico. Cambio automatico. Geniale. Esatto. Il manuale su questo motore, qua. Eh? eh sì. Lo so che tu non hai. L'ho provata e non me era piaciuta. Non te l'era piaciuta, voglio... me l'avevi no. già detto. questo ne, ne Era che... rimasto nel, in Beh. memoria. Ne, ne giriamo, cioè ne, ne vengono tante da noi. Di no, no, qua. infatti è una bellissima macchina, però un manuale. Poi magari invece mm. qualcuno che c'ha, la dice qua non hai capito niente, però non ah. l'ho trovata. Invece con l'automatico sì, va molto sì, bene. Sì, sì. Ma cioè, al di là del motore comunque mi sa una macchina azzeccata, cioè il rapporto. Mm, diciamo, estetico, il prezzo cioè mm. ha diverse eh, componenti valide poi il discorso del motore può essere che certo. non è. Non sono, gli, non sono nei primi negli ultimi dove tu la metti la macchina sul banco scopri che poi la differenza eh, c'era stata un po' di questione mm. che parecchi può uscivano essere, con, essere, uh, sotto essere. i 300 cavalli e comunque non vedere. sono gli unici, noi abbiamo eh. bancato diverse macchine, adesso non diciamo quali però abbiamo trovato diciamo bene bene che vadano i 2-3 cavalli Se le macchine tedesche sono abbastanza similari, le Audi ad esempio anche qualche cavallino in più ci sono alcune altre marche che abbiamo trovato anche 20 cavalli in meno su 220, cioè abbiamo trovato eh, tanto, il 10% meno, in meno eh, non è poco. Se mi ricordo che in qualche caso era, era uscito una no, sì, di queste che aveva sì, qualche cavallo sì, in meno, sì, per sì, penso sì. che sia stato sistemato tutto. Che vedo che ci sono sì. delle parti lì sì, quando... per cui immagino che si parli di scarico anche. Si, parte, si parla di scarico, allora questi sono. partiamo da questi che sono i pezzi originali, quindi il solito discorso, come è conformato lo scarico originale, questa è la parte centrale quindi un silenziatore centrale che entra singolo ed esce doppio quindi qui abbiamo già il primo silenziatore il doppio poi prima questi due pezzi qua andrebbero qua <ride> i due pezzi finali hanno a loro volta i due silenziatori che si vedono a dimensioni abbastanza corpose quindi in sostanza già una macchina turbo tra i silenziatori è evidente che quello che viene fuori a livello di risultato finale è abbastanza modesto, questo è chiaro, soprattutto anche proprio per le dimensioni. Quindi tanti clienti si sono rivolti a noi, noi come ho detto tante volte collaboriamo con la Ragazon che è una ditta... <coughs> Veneta che produce eh, scarichi sportivi per auto, noi siamo i rivenditori per Milano di questa ditta e devo dire collaboriamo molto bene, ci troviamo molto bene con questa ditta perché eh, a livello di qualità e devo dire anche come prezzi sono centrati, nel senso la qualità è ottima, le saldature sono ottime, mh, anche la, da un punto di vista tecnico perché uno scarico uno deve valutare non solo esteticamente, esternamente. Lo deve valutare anche da un punto di vista tecnico come sono con la, il diametro dei tubi, come sono conformati i silenziatori perché basta sbagliare un qualche cosa tu hai uno scarico bellissimo, fra l'altro montato sotto quindi lo vedi fino a un certo punto, ma poi rende non in maniera efficace quindi il, 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 lo scarico per dire giusto, è quello che viene studiato e testato sulla macchina, perché magari c'è una questione di, di riduzioni piuttosto che un, una, un adeguamento delle contropressioni, solo così hai un lavoro fatto come si deve. Quindi diciamo che beh, sulle, su queste macchine, questo fra l'altro è Cabrio, <coughs> quindi lo si vede dal, dal fatto che ha la capota, ma lo si vede sotto perché ha questa triangolatura di rinforzo, questo trapezio di rinforzo che il berlina non ha. Quindi questo è un pochino più complicato il montaggio perché bisogna smontare appunto questa, questo trapezio per poter far passare i tubi, cosa che appunto sul coupé non, non, non c'è, e quindi è un pochino più complesso. Di scarichi di questo genere ne abbiamo già fatti tanti. Per cui non c'è silenziatore là in mezzo. Esatto, allora diciamo ritornando, al mio, ho già descritto diverse volte la soluzione ottimale. La soluzione ottimale che cos'è? Partire dal, dal, dal oh, questi qua sono due, dai silenziatori plurale eh, posteriori omologati quindi anche in questo caso c'è la versione tutto tubo io sconsiglio di montarla perché è meglio montare la parte posteriore che sia un terminale solo o due come in questo caso ehm, con i silenziatori in maniera tale da stare dentro nei 92 decibel diciamo silenziatori omologati in maniera tale che a qualunque controllo io fornisco, cioè la ragazza fornisce il certificato di omologazione e lì siamo tranquilli che il cliente, non, cioè la, la, il proprietario della macchina, non gli viene contestato nulla. In aggiunta a questo silenziatore sulla parte centrale, quindi diciamo in teoria non sarebbe omologato questo pezzo, però direi che nessuno, <ride> è abbastanza difficile che uno si sdrai sotto la macchina a vedere che manca quella, quella padella lì, mettere un tutto tubo, quindi a questo punto abbiamo eliminato il silenziatore centrale che era abbastanza lungo e, i due terminali sono sì silenziati ma hanno una dimensione, una conformazione più piccola. Dopo Mirko accenderà la macchina. In questo caso è la soluzione ottimale da un punto di vista di sound perché se cambiamo solo i due terminali cambia qualche cosa però relativamente. Quindi la soddisfazione finale del tipo, dipende sempre dal tipo di macchina, dal cilindrato, dalla solità del motore. Però in generale solo il terminale... Lascia un po' desiderare. La soluzione che abbiamo provato veramente su centinaia di macchine è questa qua: i due terminali omologati e il centrale di rete. Okay. Questo è perfetto fantastico, vedo che ci, la, ci sono tutte le piastre, ragazzo no? ha sempre la, la targhetta sì, sì ecco, questa targhetta qua è quella che viene riportata, è la targhetta omologazione. di omologazione che viene riportata sul certificato di omologazione, quindi non è un certificato perché anche lì nel, sul mercato ci sono tante ditte, anche lì non entro nel merito perché non è, non è corretto però eh, ci sono alcune ditte un pochino più generaliste che fanno un'omologazione generica su un terminale, questo terminale in teoria sarebbe omologato però è un'omologazione che lascia al tempo che, mm. che trova cioè queste omologazioni qua cioè questo terminale è stato omologato su questa macchina non è stato omologato il terminale fino a se stesso perché il terminale tu questo qua lo monti su un 5000 fa una sonorità su un, un 900 un 1000 ecoboost ne fa un'altra quindi tu per avere l'omologazione corretta devi prendere il terminale, montarlo sulla macchina e fare in motorizzazione l'omologazione su questa okay, macchina chiaro. con la stampigliatura che vale per questa macchina qua, Perfetto. non vale per un'altra Ford, tanto per intenderci. Bene. E quindi siamo molto contenti di lavorare con questa ditta. Sì, adesso Dai. Mirko scende come altre volte. Scendiamo la macchina. Scendi la macchina e vediamo come si comporta. Allora sale un po' di giri. Grazie Mirko. Ecco, come dico sempre tante volte, dal, dal, vivo è cioè dal, dal vivo la sonorità è diversa, riuscire a trasferire la sonorità su audio è un pochino più complicato, però comunque la, la differenza c'è. Rispetto sì, al prodotto di serie, S no? Sì, adesso eh, bisogna farla sentire di serie mm. e modificata, certo. comunque la, la differenza c'è. Certo. Ok, quindi mh, questo per quanto riguarda lo scarico, poi per completare, perché come ho spiegato tante volte, noi andiamo a stage o a step, come, come viene più comodo. In questo caso il cliente ci ha chiesto di eh, fare lo stage 1, che comporta appunto la modifica dello scarico, così come l'abbiamo visto. Poi la parte elettronica, che in questo caso abbiamo le due opzioni, o viene fatto <coughs> tramite la, la solita C-box della Seletron, che abbiamo posizionato in questo punto sempre col concetto di amovibilità, per cui uno sgancia il connettore, mette la chiusura e la macchina ritorna immediatamente a funzionare come prima. Le prestazioni sono identiche a una rimappatura via seriale, però c'è questo tipo di opzione di comodità. Quindi questo per quanto riguarda la parte elettronica. A completamento della parte elettronica c'è sempre il pedal booster, che è un sistema... Che viene montato all'interno che va a migliorare, velocizzare la risposta sul pedale acceleratore e poi il classico filtro ARE che può essere un BMC piuttosto che un KN. Quindi come stage 1 sono proprio la parte centrale a livello di cavalli e la parte elettronica. Le periferiche sono scarico, aspirazione, pedal booster, vanno a completare questo quadro. Da lì in avanti si passa a lavorazioni, anche lì abbiamo visto diverse volte. Uno stage 2 riguarda appunto le modifiche sulla turbina, intercooler, cioè siamo già entrati in un claro. ambito ehm, un pochino più complesso. E poi dipende anche quello che vuole il cliente, anche quello che vuole spendere il cliente. Normalmente nel 90 dei casi ci si ferma allo stage Ok, uno. Più o meno quanti cavalli avete? Allora, questa recuperato? qui dichiara. Dovrebbero essere 317 cavalli dichiarati con un'elettronica di questo tipo senza tirare troppo il collo guadagniamo circa 40 cavalli e 60 nm di coppia okay. quindi percentualmente una bella, una bella, mh, un, un bel, incremento, bel bene. incremento ci spostiamo fuori ci sì, entra... sì, okay, sì. andiamo ok Già, quando vedo rosso io divento pazzo, mi eccito, sì. Mi piace, la macchina i rossa è, torri sì, la macchina rossa, i mi piace di brutto. <ride> Vabbè. Allora allora questa qui, questa qui è una Fiesta un Fiestino nuovo di quelli di ultima generazione motore 1500 eh, TDCi mi sembra che abbia 90, no, 95 cavalli a questa macchina per cui non ha una cavalleria di chissà quale entità molto, sono motori che, che eh, girano bene nel senso non hanno, non hanno problemi non hanno tantissimi cavalli questo è uno dei motivi per i quali spesso ce li troviamo in officina nel senso eh, una massa di questo genere è una cavalleria di questo tipo, se un po' al limite, il rapporto peso-potenza non è proprio dei più efficienti. Quindi diciamo che una ventina di cavalli in più sarebbero il, la, giusta, la giusta soluzione. Questa qui è una macchina fuori garanzia, quindi abbiamo modificato l'elettronica con una mappatura seriale perché tanto il risultato sarebbe stato analogo alla Seleton, il fatto di utilizzare una seriale il cliente spende un pochino meno e a questo punto abbiamo, abbiamo modificato i parametri di gestione motore della centralina principale quindi abbiamo guadagnato all'incirca 20 cavalli e 30 Nm di coppia portandola a un 110 cavalli, 115 che sono il giusto rapporto andare oltre non, non, non serve perché hanno comunque delle turbine piccoline eh, FAP catalizzatore, se uno va a tirare troppo il collo va a finire che poi ha delle con dei problemi poi a livello meccanico che vogliamo cercare di evitare questo per il motore, poi filtro aria e eh, il solito discorso del pedal booster che va a completare la parte elettronica il pedal booster che serve appunto per andare a migliorare la risposta sul pedale il tastierino è qua viene collegato direttamente con una centralina come bypass sul, sul cablaggio del pedale acceleratore, il cliente si seleziona uno di quei quattro programmi e trova sicuramente quello che a lui è più congeniale e devo dire che in percorsi dove viene utilizzato molto l'acceleratore fa una bella differenza. La macchina cala molto meno di giri, è molto più pronta. Lui ha montato questo sistema anche su parecchie macchine aspirate dove l'elettronica veramente non aveva un po' senso di esistere perché cavalli che, che le, le potenze erano abbastanza ridotte, solo col pedal booster, sentivo i clinici guarda, eccezionale. Nel senso, secondo me mi hai dato anche dei cavalli con no, guarda, i cavalli non te li ho dati dato. La sensazione, la Una risposta, sensazione certo. di risposta talmente diversa dall'originale, perché sono proprio calibrate e impostate elettronicamente dalla casa. Che non so. Francamente, il motivo per il quale tante volte hanno un ritardo, ma veramente quasi pericoloso, sì, cioè tu giusto, schiacci, eh, caspita, siamo ai limiti del, 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 della pericolosità, con questo sistema la svegli. Poi i cavalli sono quelli che siano 95 o 115, mh, è, è relativo, ma è proprio il fatto di togliere via questo imbarazzo che per magari persone non proprio scaffatissime o ragazzino neopatentato, secondo me dovrebbero un po' certo, rivederle certo. queste cose. Benissimo. È un po' l'effetto del launch, del launch system, no? del tastino quello per le partenze, no? ci sono come, sì. concetto. come È concetto, una reazione molto più immediata, sì. allora, se la vuoi esasperare. Prendendola in maniera più empirica, quello che almeno io quando ero giovane, sta parlando del giurassico, si faceva col gas rapido delle moto. Mm -hmm. cioè, tu accorciavi il leveraggio del gas e la moto era molto più pronta. Con quel sistema non è che quando ne i cavalli, però la macchina diciamo, la moto entrava in coppia yeah. molto prima, aveva una soddisfazione eh, che con, con, con la moto di serie non avevi. Quindi questo è un po' il, il, il concetto. Ovviamente una volta c'era il cavo e quindi lavoravi mm. sul, sul leveraggio qua invece c'era no, una questione di elettronica, però poi sostanzialmente quello. Ho visto un bel cerchio anche esatto. poi quindi il cliente ci ha chiesto di fare questa modifica sul motore e poi ci ha chiesto di fare una modifica sull'assetto. Allora, l'assetto abbiamo fatto <coughs> le molle, adesso non la mettiamo sul ponte, comunque vi garantisco che ci sono le molle e i back pro kit. La macchina non ha tantissimi chilometri, quindi abbiamo montato solamente le molle. Da un punto di vista tecnico la diciamo l'ottimale sarebbe cambiare molle ammortizzatori in maniera tale da accoppiare l'ammortizzatore con uno stelo leggermente più basso alla molla che ovviamente è più bassa, quindi quello sarebbe l'ottimale. Però Eibach è forse una delle poche case che costruisce delle molle di assetto chiaramente ribassate, però comunque compatibili con l'ammortizzatore originale, a patto che l'ammortizzatore non abbia tantissimi chilometri, perché se l'ammortizzatore ha già più di il 80... cionfio, diciamo. Eh, no? Diciamo Tecnicamente... che io, io quando faccio questi lavori chiedo sempre al cliente: prima gli propongo il, diciamo, la, la, la tecnica generale, poi gli dico quanti chilometri ha la macchina. Se comincia ad avere più di 70.000 km, gli sconsiglio di fare il lavoro perché andiamo sia sì, a abbassare la macchina ma la rendiamo mh, più pericolosa, perché a questo punto l'ammortizzatore non è più frenato in maniera adeguata la forza in chili della molla vince sulla forza dell'ammortizzatore la macchina tende, tende a rimbalzare, quindi non è un bel lavoro. Certo. Quindi questo tipo di lavoro dove vengono cambiate solo le molle, il suggerimento che diamo noi, fatelo però non oltre i 40-50 mila km, oltre vi conviene, o lasciate la macchina così o cambiate tutti e due, fate il pacchetto, ci sono addirittura dei pacchetti economicamente molto convenienti, si chiamano B12, dove praticamente viene, eh, il cliente paga il costo degli ammortizzatori, gli viene quasi regalata la molla, quindi conviene, chiaramente i quattro ammortizzatori hanno un costo molto superiore alle quattro molle, però così metti a posto in maniera adeguata la, la macchina, le molle grosso modo non le paghi, metti a posto gli ammortizzatori e la macchina il cui assetto è, è perfetto. Questo per quanto riguarda le molle. Poi, non avete visto la macchina prima c'era arrivata con i classici cerchi in metallo bruttissimi da 16 pollici. In questo caso abbiamo optato per dei cerchi della MSV da 17 con le relative gomme. Al di là del fatto estetico, eh, diminuiamo le masse non sospese. Io qua aprirei una parentesi sul discorso cerchi, perché questo cerchio qui che è da appunto da 17 pollici non è necessario eh, eh, riomologare la misura alternativa. Perché da eh, tre anni a, anni a questa parte cioè una è cambiata la legge sui cerchi? Per cui il produttore di cerchi è lui che si assume la responsabilità mettendo in commercio il cerchio X. Questo qua MSV, non mi ricordo la sigla esatta. Comunque è un cerchio che è stato omologato specificamente per i carichi sugli assi di questa macchina. Quindi in questo caso io quando consegnerò la macchina al cliente consegnerò la macchina con un certificato di un omologazione della OZ, perché l'MSV è una sottomarca della OZ e un mio certificato di corretto montaggio. In questa maniera, anche ammesso e non concesso che non sia riportato sul libretto questa misura, i cerchi sono omologati, perché è una questione di qualcuno si deve assumere la responsabilità, in questo caso se l'assume il produttore di cerchi, viceversa, nella vecchia, diciamo, con, la, con, la, con le normative precedenti, il cliente doveva andare in motorizzazione, è un casino, un no, casino no, perché lo facevi dove, oppure andavi no, do, in legale. legale ma quella era una cosa da evitare perché eh, se succede so, un infatti, incidente però... in quel caso l'assunzione diciamo, di responsabilità doveva essere controllata da un ingegnere della motorizzazione che si assumeva la responsabilità che quel cerchio era adeguato per la macchina capisci che stiamo parlando di un'entità parastatale quindi non, pochissimi eh, hanno ottenuto questo tipo certo. di... con questo tipo di sistema cosa, cosa è successo? Anzitutto eh, chi, chi lo desidera riesce ad avere compatibilmente con una certa panoramica di ricerca. Non è che dice diciamo, monto un 17 e posso montare qualunque 17. Ci sono determinati 17 che sono omologati, altri no. Quindi basta vedere sui eh, configuratori delle marche più note, OZ eh, o quello, quello che vogliamo. Verificare il tipo di cerchio, basta che uno venga da noi, gli faccio vedere immediatamente che, che cosa è disponibile. In questo caso, lui è tranquillo che su qualunque cosa succeda le, il cerchio omologato è incontestabile come tipo di lavoro. Perfetto, Beh, bello. Ovviamente, poi vanno cambiate anche le gomme perché Vabbè, un chiaro, 16, sì, un 16 la gomma va cambiata. E direi che La sono macchina le, ha cambiato faccia. la macchina che, Se l'avessi vista prima, era una roba orripilante. Adesso la macchina è più bassa. Ovviamente il cerchio quando si cambiano i cerchi cambia anche di solito, nel 95% dei casi, anche il canale. Quindi, è come avere già un distanziale ehm, inglobato: nel senso che questo qua è un canale 7, quindi un 7 x 17. Il canale precedente, a parte che era un 16, aveva un canale 6, qui ancora più dentro. Ancora più dentro. io, io dentro. un distanzialino l'avrei messo. Un distanzialino un, cliente, io un ci distanzialino ci postarei. Cioè, Guarda dietro, non dico portarla a filo perché non mi piace. Fuori, però sì, sì, sì. Guarda, ecco, un ditino, un ditino teniamo sempre però? sì no per dovere di cronaca. Diciamo chiaramente che il distanziale, cioè questo, qua è omologato l'assetto omologato perché comunque è, mm. è entro determinati limiti. Il distanziale non sarebbe omologato. Non sarebbe Attenzione omologato. alle cose per quello che diciamo, rivolgetevi a dei centri specializzati perché almeno vi diamo delle informazioni che siano um, corrette. cioè Poi, dopo la, la responsabilità è di chi certo. gestisce la macchina e di chi. Eh, però almeno uno non si trova poi a mal partito sorpresa, al momento la sorpresa, sorpresa viene fermato da, da una, dalle forze dell'unione a volte mi è capitato si mettono con i gessetti segnano l'interasse diciamo, guardano sul libretto x centimetri sei fuori sei in contravenzione cioè, attenzione a queste cose qui per cui certo, giusto giusto è fatto bene a, a dirlo grazie Luca complimenti eh, a voi buon a lavoro a voi. grazie alla prossima. alla prossima ciao ciao, ciao.